Come possiamo guadagnare la fiducia della comunità cristiana? È la domanda che ha posto Monsignor Alberto Tanasini nel corso della consegna del mandato ai catechisti della diocesi all'inizio di un nuovo anno pastorale. La prima risposta deve essere la nostra preghiera, ha detto il Vescovo, invitando a pregare prima di preparare ciascun incontro di catechismo. Abbiamo voluto staccare il catechismo dalla scuola e il primo aspetto che ci differenzia da essa è proprio questo: non possiamo non pregare, ha spiegato il Vescovo. Ma i ragazzi oggi, ha aggiunto Monsignor Tanasini, non sono tanto attenti alla parola quanto alla coerenza di vita. Noi viviamo quello che insegniamo, sono per noi quelle parole un pungolo a vivere la vita cristiana? Monsignor Alberto Tanasini ha invitato a vivere ciò che si annuncia, offrendo al Signore la volontà di fare in modo che la parola annunciata sia vita vera. Monsignor Alberto Tanasini ha aggiunto che occorre ascoltare la parola di Dio, cercando di capirla e assimilarla, e ha invitato inoltre a non distaccare l'impegno di annuncio dall'Eucarestia. Al termine della consegna del mandato ai catechisti della diocesi, l'annuncio del percorso di formazione catechistico per quest'anno, che sarà realizzato in collaborazione con altri uffici diocesani. Il primo appuntamento il 9 novembre in occasione del convegno dedicato al dialogo interreligioso. Abbiamo pensato come convegno diocesano di aprirlo appunto ai catechisti, di invitare tutti i catechisti, proprio perché ci sembrava un argomento soprattutto importante, dal titolo La cultura del dialogo come via, e quindi aperto a tutti, quindi soprattutto anche ai catechisti, e sarà dalle 9 alle 13 nel salone della Casa Marchesani. Un altro appuntamento, questa volta in collaborazione con l'ufficio liturgico, ad aprile per approfondire i contenuti del nuovo messale. È sempre stato un punto fondamentale per i catechisti, una formazione molto molto importante, richiesta da gran parte di tutte le varie parrocchie. E quindi in occasione di questo nuovo messale, il 17 aprile faremo questo incontro formativo e avvicinare il nuovo messale con Don Paolo Tomatis. Sarà la sera, sempre nel salone di Casa Marchesani.